Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per essere aggiornato sulle novità. Non perderti le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Fabbrica della comunicazione è un progetto culturale e divulgativo. Seguici. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Saluto e ringrazio per essere con me Enzo Pennetta, insegnante, come lo si vede anche già inquadrato nel suo habitat naturale, e saggista. Ciao Enzo, ben trovato, buongiorno. Ciao Beatrice, è sempre un piacere essere ospite da te. Allora, con Enzo Pennetta oggi parliamo dell'uomo nuovo, quello che viene soprattutto sempre identificato con l'uomo del futuro. Attraverso questo lungo percorso nel transumanesimo si arriva a un uomo ibridato, quindi uomo-macchina, così come alcuni film distopici hanno più e più volte cercato di farci digerire in un certo qual modo. Ma veramente questa è la nostra meta futura? Cerchiamo di capirlo stamattina proprio con Enzo Pennetta. È così che dobbiamo immaginarci noi stessi domani? Allora guarda, questa tua considerazione mi dà subito l'occasione per dire una cosa che secondo me è fondamentale per proseguire il discorso. Allora, la capacità di amplificare le nostre caratteristiche con dei ritrovati tecnologici non rientra nel transumanesimo, fa parte di quello che è proprio l'essere umano, cioè da quando i primi preistorici hanno fatto il primo coltello di ossidiana, hanno moltiplicato la capacità delle unghie e dei denti, per capirci. Allora, per arrivare al telefono, all'automobile, quindi se no finiremmo col pensare che ti posso dire che noi che adesso stiamo parlando tramite il computer siamo transumani, no? Quindi. Una versione light del transumanesimo. Allora, questo non è transumanesimo, evidentemente, no? E direi di no. Il transumanesimo scatta quando si parte dal presupposto che l'essere umano è imperfetto e quindi va proprio cambiato l'essere umano. Ecco, non va semplicemente costruito qualcosa che ci aiuta a fare quello che già facciamo. Va bene. Il transumanesimo parte dal presupposto che l'essere umano così com'è non va bene. Ecco, allora là entriamo nella prospettiva del transumanesimo. Questo qua, ecco, era una premessa importante per sviluppare il discorso. Sì, hai fatto benissimo. Allora, questo uomo nuovo che non va bene, intanto non va bene per chi? Allora, vediamo un po' da quando se ne è cominciato a parlare. Ecco. Allora, l'uomo nuovo, quello del transumanesimo, incomincia a essere proposto fondamentalmente nel Novecento, ma le premesse ci stanno nell'Ottocento, quando, con l'affermarsi della teoria di Darwin, viene fuori il punto che non c'è nulla di definitivo, no? Sia sempre in trasformazione e in miglioramento. Allora, Francis Galton, che era il cugino di Darwin, arriva alle logiche conclusioni, che sarebbero quali? Le conclusioni di Galton sono che noi dobbiamo intervenire sulla specie umana come interverrebbe la natura per accelerarne l'evoluzione. Cioè, noi siamo in continua evoluzione, quindi bisogna migliorare la specie, come faremo in un allevamento qualsiasi, e inventa l'eugenetica, poi tristemente famosa, no? Quella nazista, ma non solo, in realtà negli Stati Uniti, nella Scandinavia, erano fortissimi sostenitori dell'eugenetica. Ecco, quindi questi vorrebbero un essere umano che diventa sempre più forte, intelligente,
chiaramente è elitaria come visione, no? Perché poi alla fine chi erano i meno adatti, i poveri, per intenderci. Ecco, e quindi nasce il movimento transumanista. Bene, per cui dice: siamo in fondo dentro un'evoluzione, abbandoneremo prima o poi il modello di adesso, che quindi è imperfetto. Tanto vale che siamo noi ad accelerare, no, il percorso verso un superuomo, che non è quello nicciano per intenderci, ma è un superuomo tecnologico, un superuomo, un animale particolarmente ben riuscito. Sì, tra l'altro c'è da dire che questa diventa una fissazione per ricchi, perché in realtà molti di loro già fanno delle pratiche, no? Da quello che si inietta il sangue del figlio perché così può ripristinare un maggior vigore. A quell'altro punti dell'orrore di Allan Poe, cioè, a quell'altro che invece decide di mettere su schedina tutti i ricordi, le memorie, perché così poi anche post mortem uno possa usufruirne, che poi voglio dire, cioè, sembrano a volte, come dici tu, racconti dell'orrore, e invece sono idee, percorsi di ricchi, io ritengo anche parecchio annoiati, o comunque persone che non hanno altro da fare che non sperimentare o anche solo teorizzare cose di questo tipo. Che ne pensi? Ma direi che sicuramente potrebbe essere soldi molto meglio spesi. Cioè, esatto. Non solo sono ricchi annoiati, ma sono proprio, sai, anche antiscientifici. Io credo, sai, come quando quelli che vanno dal chirurgo estetico e purché lo paghino ti fanno le cose assurde, no? Per cui esce fuori il tizio che vuole somigliare a Barbie, quello che vuole somigliare all'alieno, no? Lì il medico dovrebbe dirgli: guarda, stai facendo una scemenza. Poi quello gli mette là un pacco di bigliettoni e quello fa quello che vuole. Io credo sia la stessa cosa, cioè questi qua si presenteranno con delle cifre enormi chiedendo questo, e quelli là, secondo me, ti posso dire, siamo a livello di circonvenzione di incapace, fondamentalmente, perché pensare di ringiovanire con il sangue, ma sai, c'era un personaggio del Medioevo o del Settecento, no? Tipo vampiro, cioè che pensa che col sangue tu ti ringiovanisci o ti mantieni in vita. E quegli altri che pensano di mettere la coscienza su un microchip, dico: ma stiamo scherzando? A parte che non sappiamo manco che cos'è la coscienza, no? Cioè, come fai a metterla da qualche parte se ancora non hai capito cos'è? E però pure qua c'è gente che ci lavora. Io ti vedo, credo che sia veramente, oltretutto, profondamente lontano da un pensiero scientifico, che dovrebbe dire: guardate, state chiedendo cose delle quali non capiamo proprio niente, fra l'altro, non sono realizzabili, non ne sappiamo nulla di come non si muore, non sappiamo nulla di che cos'è la coscienza e quindi come poter salvarla. Ma poi, oltretutto, Beatrice, ma tu rendi, io, per me sarebbe un incubo, ma tu te ne immagini passare l'eternità dentro una chiavetta USB? Cioè, io penso che se Dante dovesse immaginare oggi un supplizio insopportabile sarebbe quello, cioè preferisco spegnetemi, formattatemi, ma non mi fate stare l'eternità dentro una chiavetta. Cioè. Sì, ma infatti no, devo dire che a volte quando vengono fuori queste notizie sono a dir poco sorprendenti, e quindi si comincia, no, a meravigliarsi di qualcosa e poi non si finisce più, perché in realtà non c'è mai un limite. Allora, quello che viene proposto normalmente, e io ritengo che probabilmente sia anche la soluzione migliore, cioè, invece di proseguire necessariamente a sprombattuto, perché non ritornare indietro? Perché non ritornare, non dico a non affidarci alla tecnologia che magari ci fa comodo, e quindi qui io, scusami, ma prendo un po' una strada che sta a metà, quindi non tornare proprio, no, al calesse col cavallo, però allo stesso tempo, insomma, non procedere a sprombattuto su certe strade, con certe dinamiche che comunque non ci portano nulla di buono. Quindi, come dire, fermarsi per tornare indietro, per recuperare
delle cose che comunque potrebbero rinnovarci pur restando nelle nostre tradizioni. Così, ma io sono d'accordissimo con te, cioè, ma siamo tutti contenti delle innovazioni tecnologiche? Ripeto, adesso noi stiamo parlando così perché esiste una tecnologia che si chiama computer, cellulari, reti, dati ad alta velocità, ma siamo contentissimi di questo. Ora, quindi, no, questo è importante perché sennò sembra che chi contrasta il transumanesimo sia uno che vuole vivere nella foresta, padrone di farlo, voglio dire, che però demonizza la tecnologia. Niente di più lontano da tutto questo. Allora, diciamo così, la vera differenza fra chi vuole il transumanesimo e chi lo contrasta è, in questo senso, la tecnologia per chi contrasta il transumanesimo è al servizio dell'essere umano che va bene così com'è. Questo avrebbe detto Chesterton, è una bella polemica all'inizio dell'Ottocento contro appunto, gli eugenisti, no, che volevano appunto migliorare la specie. Diceva, guardate, che l'uomo perfetto che voi sognate è un uomo sterile, non costruirà niente. Il mondo, la storia, l'hanno fatta gli esseri umani imperfetti. A un certo punto poi dice proprio queste sue parole, io amo il vecchio bevitore, cioè quello che, dice, quello, l'inventore di fedi, cioè il cantastorie, cioè quello con i suoi difetti umani che ce lo rendono caro, mentre francamente il superuomo, intendiamoci, tipo ariano, a me non piace. Cioè, non... Allora, noi... Se noi non siamo contro il transumanesimo, vogliamo intorno a questo essere umano, con i suoi vecchi cari difetti, costruire un mondo che insomma, lo fa star sempre meglio e magari lo aiuta a migliorarsi nei suoi difetti. Il transumanista dice che quell'essere umano deve scomparire e lasciare il posto a una specie di cyborg, no? Che quindi dovrà sostituire questa versione vecchia. Quindi, come vedi, siamo perfettamente d'accordo. Viva la tecnologia e viva l'aereo che mi fa andare all'altro capo del mondo in poche ore. Ma attenzione, l'aereo non sta lì a dire che io sono scadente perché non riesco a volare, quindi devo vergognarmi della mia condizione. Sta lì a dire l'essere umano è meraviglioso. Perché dove non arriva con il suo corpo, arriva con la sua tecnologia. Ecco, questo è il contrario del transumanesimo. Questa è l'esaltazione dell'essere umano attraverso le sue invenzioni, attraverso la sua tecnologia, che però, ricordiamoci, è una cornice intorno al quadro che è sempre lui, lo stesso essere umano che va avanti dalla preistoria a oggi e Sì. che è capace appunto di costruire mondi. Noi siamo costruttori di mondi e questa è una cosa bellissima. Il transumanista dice no, il mondo è questo, è il mondo della competizione selvaggia, dobbiamo produrre un essere umano in grado di essere in questo mondo la belva più potente di tutte. Ecco, qui si vede come diametralmente opposta la visione. Sì, assolutamente. Poi, tra l'altro, adesso abbiamo parlato di tutte quante queste esperienze, no? Che ci hanno portato fino a qui, tecnologia, scoperte. Ma quali secondo te sarebbero gli errori da non ripetere? Quali secondo te sono le cose che potremmo tralasciare? Ecco allora, gli errori da non ripetere sono tutti quelli che appunto hanno cercato di adattare l'essere umano a un'idea precostituita, cioè le ideologie che appunto non riconoscendo la nostra debolezza, la nostra tendenza a no, avere dei difetti comportamentali, eccetera, hanno cercato di forzare l'essere umano a una perfezione teorica, che poi la perfezione è di quello che la pensa. Chesterton appunto diceva, per me è perfetto l'essere umano pieno di difetti, cioè per capirci, vedo quello che ogni tanto dice qualche balla, che si inventa le storie, questo ci piace, no?
Ecco, quindi gli errori da non ripetere sono appunto essere noi, voler costruire l'essere umano, e quindi certe ideologie, queste non vanno ripetute. E quello che appunto va cercato è di, così, di, ripeto, sviluppare un mondo intorno a noi che ci protegga i fragili, che ci aiuti nella, ecco, la cosa che siamo capaci di fare benissimo, la contemplazione dell'universo, che siamo nati per questo noi, per, così, per ammirare e domandarci, no, il senso dell'universo, per questo dobbiamo coltivare questo e uscire fuori invece, pensa alla cultura terribile in cui siamo immersi oggi, che tu vali quanto guadagni. Che il nostro scopo sia fare reddito. Tant'è vero che qual è il culmine del transumanesimo? Quando tu hai una certa età non vieni più curato e devi morire. Cioè, quella che c'è nel mondo nuovo, l'eutanasia programmata, arrivata a 65 anni, tutto sommato mi costi più di medicine di quanto puoi rendere, ma facciamolo fuori, no? Per dire. Ecco, questa è la. È l'orrore da evitare, che poi ti posso dire, è la radice degli orrori del Novecento e che purtroppo, guardiamoci intorno, si proiettano anche a questo inizio di XXI secolo. Certo, però c'è anche da dire che molta della responsabilità è la nostra. Cioè, di fatto anche noi siamo stritolati da questi ingranaggi perché comunque abbiamo necessità di lavorare, a volte lavoriamo anche a orari, condizioni, contratti assurdi, perché comunque la vita non è facile e ce la rendono difficile anche. Quindi, insomma, sì, la contemplazione del cielo e delle stelle, ma poi di fatto a fine mese bisogna anche arrivarci perché se no contempli e non mangi. Quindi il senso è che dovrebbero però, come dire, consentirti anche, o comunque tu dovresti prenderti, ecco, perché poi se uno dice, si pone sempre in situazione passiva, no? Quindi dovrebbero consentirci di fare che no, noi dovremmo riprenderci probabilmente questo piacere, magari di spendere di meno nelle cose stupide, futili. E investire di più in altre cose che potrebbero essere il nostro sapere, la nostra cultura, ritornare anche a valorizzarle, quelle stelle che dobbiamo guardare e contemplare, no? Ma certo, come dicevo prima, noi siamo costruttori di mondi, nel senso, certo non dell'universo, ma di mondi in senso di società. E quindi siamo stati così bravi da costruirci una bella prigione adesso. Ma ecco, è vero che è colpa nostra, inteso come umanità, se a un certo punto è prevalsa un'ideologia, che è quella del mercato, chiamiamola così. Pensa a Nietzsche nella Gaia Scienza, a un certo punto dice Dio è morto e lo dice dentro un mercato. E lui poi era, insomma, non è che ci credesse, però Dio è morto vuol dire cioè, il mercato uccide proprio questo compimento dell'essere umano che ci fa in qualche modo divini, appunto, no? Contemplatori dell'universo. Ecco, allora abbiamo costruito da soli questa gabbia. Perché in realtà ci sarebbe da vivere per tutti, a lavorare anche meno tutti quanti e vivere, quindi avere la possibilità di vivere bene tutti. Però l'idea della competizione è tale che, ma questo insomma, se ne è accorto pure Marx, voglio dire, lo diceva nell'Ottocento, il capitale non fa altro che crescere, 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 incorpora altre aziende, minimizza i salari per massimizzare i profitti. Allora, noi abbiamo creato un mostro, cioè il Leviatano che avrebbe detto Hobbes, e questa ideologia del profitto, del mercato, che tutti quanti abbiamo poi assorbito e ci crediamo pure. Perché sono le persone stesse che stanno male a essere convinte che sia importante guadagnare di più, lavorare sempre di più, perché se no ti passano avanti, quindi nessuno che dice niente, nessuno che si ribella, nessuno che reclama di vivere. Tant'è vero che alla fine si sopravvive e basta. Perché ragazzi, gli stipendi che circolano oggi sono da paura, sono
sono da sopravvivenza, cioè siamo schiavi che addirittura non c'è neanche il vantaggio, sai, sono schiavo, non devo pensare a niente, no, sei schiavo, devi pagare le tasse, la tetezza urbana, devi pure darti da fare, d'accordo? E certo che è colpa nostra, la prima cosa passa appunto dalla consapevolezza di dire, signori, questo modello, questo sistema di vita non è inevitabile, cosa che diceva Margaret Thatcher con il famoso there is no alternative, non è per niente inevitabile, noi possiamo in quanto esseri umani costruire un'economia diversa, un sistema sociale diverso, prima cosa dobbiamo esserne consapevoli, seconda cosa, la capto un po' dalle tue parole, anche lottare per averlo, perché un'altra cosa che abbiamo imparato nella storia è che gli esseri umani lottano fra di loro. E c'è sempre un qualcuno, un gruppo che vuole, diciamo, in qualche modo stare al vertice, comandare sugli altri. Ma sei un complottista? No, ho studiato storia. E a partire dagli ittiti poi è sempre stato così. Cioè, non è che oggi è cambiato. No? Ma com'è che ci siamo impigriti? Invece, secondo te? Ma sai, l'impigrimento è voluto, qua vorrei un po' rifarmi anche un po' a Pasolini, no? Che dice, ma la televisione che ti omologa, che ti fa credere che tutto è così per forza, e quindi quando tu pensi che tutto è così per forza ti impigrisci, no? Non lotti più. C'è anche un altro esperimento molto importante che chi ascolta potrebbe andarselo a vedere, quello della impotenza appresa, cioè se tu a un animale da laboratorio lo sottoponi a delle piccole scosse e questo qua cerca di spostarsi dove non le prende, ma sta in una gabbia in cui le prende dovunque, dopo un po' sa che fa, prende le scosse e rimane fermo. Cioè non cerca neanche più un luogo dove salvarsi. Ecco, io credo che sia stata costruita anche questa cosa. Cioè le persone comprensibilmente scoraggiate, demotivate, no? Sono persone, ma sì, ma ci abbiamo provato tante volte a cambiare cose, non ci siamo riusciti. Bene, ma purtroppo è una cosa voluta, così, ingegneria sociale, creo lo sfiduciato, o l'impigrito con la tecnologia, no? Che ti tiene. E allora, anche in questo caso però, l'antidoto è saperlo, perché se tu sai che ti hanno fatto questo, che si cerca di farti questo, beh, hai le risorse per contrastarlo. È un po' come l'ipnosi, no? Se tu non vuoi mica ti ipnotizzano, se tu sei consapevole che ti stanno fregando, non ci caschi. Ed ecco appunto qua l'informazione libera. Senti, tu ti sei occupato sempre di agende e l'ultimo libro tra l'altro tuo parla proprio di questo, ma al di là delle varie agende che sempre ce ne sono, arriveranno veramente a farlo questo uomo transumano prima o poi, non voglio dire che sarà questione di una decina d'anni, ma tu vedi questa cosa possibile, oppure magari hai fiducia nei giovani che questi possano avere una mente diversa, visto che poi siamo anche in una scuola stamattina? Certo, allora guarda, io la vedo così, poi il tempo ci dirà come andranno veramente le cose. Insomma, in questo momento nessuno di noi ha la famosa palla di vetro, come si dice, no? Chiaro. Allora, quello che penso è questo. Allora, l'essere umano ha una sua verità, vabbè, complessa, multiforme, sfaccettata, ma una sua verità. Ogni tentativo di andare verso un transumanesimo, cioè di allontanarsi da questa verità sull'essere umano, è esattamente come prende, sai, un esperimento di fisica, un pendolo, allontanarlo sperando che rimanga sospeso per aria là. Alla fine più lo sollevi e più ricadrà velocemente nella direzione opposta. La vedo un po' così. Adesso noi ci stiamo forzando a pensare cose totalmente assurde. Cioè la cultura woke è una cosa veramente delirante.
E molti gli vanno dietro, no? Anche tante convinzioni in nome della scienza, e vengono, gli si va dietro, ma questo significa allontanarci sempre di più dalla verità che abbiamo dentro, e beh, alla fine non potrà che essere un ritorno indietro del pendolo a velocità tanto maggiore, tanto più ci siamo allontanati dal punto di equilibrio. Poi magari finiremo nell'eccesso opposto. Chissà, magari butteremo via definitivamente tutta la nostra tecnologia e cellulari e torneremo alle carrozze e ai cavalli, come diceva Maurizio. Enzo, grazie. Col piccione viaggiatore, poi. Esatto, grazie per essere stato con me, ti auguro un'ottima giornata e a tutti quelli che grazie ci hanno seguito. Ciao. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per essere aggiornato sulle novità. Non perderti le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Fabbrica della comunicazione è un progetto culturale e divulgativo. Seguici. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media, il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.